Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e oggi vi spiego le ombre. Normalmente si spiega la luce, lo so, però io vi spiego perché l'ombra si crea e soprattutto perché ci sono ombre dure e ombre morbide. Ve lo faccio vedere proprio sul foglio di carta. Ora, partite da questo presupposto. Una fonte di luce piccola, puntiforme, tipo una torcia, rispetto al soggetto, piccola quindi rispetto ad un soggetto, il soggetto di oggi che vedremo è un pennarello, crea un'ombra dura. Invece una fonte di luce un po' più grande, più larga rispetto al soggetto, che sempre il pennarello useremo un piccolo faretto, crea un'ombra morbida, cioè sfumata. Perché questo? Perché dipende da dove arrivano i raggi di luce. Ora però ci spostiamo sul foglio, qua sotto ho un'altra fotocamera attaccata sopra e vi spiego per quale motivo quest'ombra cambia a seconda della grandezza della fonte di luce. Si sta registrando, ovviamente io mi devo mettere così. Allora, immaginate che questo sia il soggetto, ok? E questa è la fonte di luce. Quando la fonte di luce è piccola, ovviamente i raggi fanno così, no? È normale che da una fonte di luce non è che i raggi sono dritti, i raggi fanno questo, giusto? Partendo da ogni punto del punto di luce, giusto? E quindi fanno così. Quando incontrano il soggetto, così, si crea l'ombra. Quindi io qui avrò l'ombra del soggetto e sarà nera. Ovviamente l'ombra non è completamente nera, qualcosa riesco a vedere. Ok? Questo è quando la luce è piccola rispetto al soggetto, che in questo caso è questo soggetto. Ok? Quando invece l'ombra, la fonte di luce è larga, la situazione cambia. Cosa succede? Succede che questa parte centrale di questo softbox, chiamiamolo così, ovviamente illuminerà il soggetto, no? Statemi dietro, eh? E si creerà quest'ombra, giusto? Soltanto che questa fonte di luce, essendo molto larga, non fa partire i raggi di luce soltanto da qua, ma li fa partire anche da qua. Quindi questo raggio di luce, sotto ho tipo una guida, non so se si vede, farà così, questo raggio di luce farà così. È logico che, come dicevo prima, il raggio di luce non è questo, 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 ok? I raggi di luce sono questo, 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 questo. Ogni singolo punto del softbox fa partire la luce, quindi questa parte rimane nera, questa qua si schiarisce leggermente, ok? Questo punto di luce che cosa fa? Fa partire il suo raggio di luce e fa questo incrocio, ok? Quindi questa parte rimarrà ovviamente scura perché non è illuminata da nulla. Questa parte rimarrà leggermente più chiara, questa parte pure leggermente più chiara, mentre questa non solo è schiarita da questa qua, da questo raggio, è schiarito anche da questo, perché ovviamente questo raggio di luce prende quest'altro colore. Quindi questo sarà più chiara, questo un pochino più scura e questa è più scura. E si creerà un angolo. Quello che si creerà sarà questo. Quindi questa parte rimarrà scura, questa leggermente più chiara, ovviamente così, no? Questa leggermente più chiara perché è stata schiarita da questa luce e questa luce è schiarita da questa e da questa, quindi questa ancora più chiara, ok? Quindi voi vedrete una parte scura, una parte un po' più chiara e va a sfumare. È per questo che viene creata una morbidezza nell'ombra. Però banda le ciance le bande, e ve lo faccio vedere così.
Allora, questo è il nostro soggetto. Ok? Lo vedete? Questa è un pennarello. Questa è una fonte di luce. Chiamiamo questa così non vi fate casino. Vedete? Quindi una fonte di luce, che sarebbe questa, puntiforme, piccola rispetto al soggetto, crea un'ombra dura. Ok? Allora facciamo così, così. Anzi, no, facciamo così. Ecco qua. Ok? Crea un'ombra dura. Anzi, l'ombra addirittura va ad allargarsi. Nel momento in cui io prendo questo qua, che è un faretto e che è una fonte di luce più grande rispetto al soggetto, guardate un po' che cosa succede. Aspettate, vedete? L'ombra praticamente si è ammorbidita, perché non solo il soggetto viene colpito da questi raggi di luce, ma viene colpito anche da questi, quindi si incrocia sull'ombra e la schiarisce. Ora dovete sapere che questa cosa non dipende soltanto dalla grandezza della fonte di luce, perché giustamente voi potreste dire: però il sole è gigante, giusto? Per quale motivo allora il sole non ammorbidisce tutte le ombre? Se voi andate a vedere, il sole praticamente fa soltanto ombre dure. Questo succede perché non dipende soltanto dalla grandezza della fonte di luce, molto importante, ma dipende anche dalla distanza della fonte di luce dal soggetto. E ve lo faccio vedere in modo molto più pratico. Allora, vi riaccendo il faretto, ok? Riaccendo il faretto, aumento la luminosità, perché mi serve una luminosità molto molto maggiore, quindi quasi 100%. Ok, vedete? Dipende anche dalla distanza. Man mano che mi avvicino, vedrete che l'ombra tende a svenire completamente. Ok? Attenzione, ha perso il fuoco. Ok? Oppela, 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 oppela. Questo perché succede? Perché se io ho un soggetto grande, ho una fonte di luce grande, ma il soggetto è piccolo, ovviamente il raggio che si crea qua sarà inferiore. Se io ce l'ho qua, il raggio sarà questo, e quindi tende a smorzare questa ombra. Se io invece ho il soggetto molto lontano, purtroppo, per quando arriva qua, l'angolo che viene creato qua sarà molto più grande. E lo vedete da questo. Ok? Se si allontana, l'ombra si indurisce, perché l'angolo tra il bordo della mia fonte di luce e il soggetto ovviamente si restringe, così aumenta sempre di più, fino quasi a scomparire, perché poi se arricciamo vicino scompare praticamente. Ok? Perfetto, torniamo al punto. Quindi avete capito qual è il motivo dell'ombra dura e dell'ombra morbida? Non dipende dal tipo di luce che noi ci mettiamo davanti, dipende dalla grandezza della luce rispetto al soggetto. Tant'è vero che ovviamente in studio si usano i softbox molto grandi. Se invece vuoi un'ombra leggermente più dura, si usa il beauty dish, un po' più piccolo ma ha una forma differente. Se invece vuoi un'ombra dura, netta, si usa il classico faretto, che sarebbe questo, con delle griglie davanti che direziona la luce a seconda di come la vogliamo. Ok? Se capite questo concetto, avete capito tutto, perché questo è il concetto che vi dà la possibilità di gestire la luce come volete e di creare ombre morbide o dure a secondo di quello che vi interessa. Se puntate una lampadina contro un muro, ovviamente questo raggio di luce, no, questo adesso non lo vedete purtroppo, questo raggio di luce molto ampio sbatte contro il muro. Quando sbatte contro il muro si riflette tutta l'arcata, diciamo,
riflette tutta la parte illuminata, quindi quello diventa un ulteriore softbox. Non è che se tu ci punti una lampadina contro il muro, dopo ti ritorna indietro un fascio di luce piccolo rispetto al soggetto, sempre molto grande. E infatti è per questo che si usa a volte puntare i flash contro il muro per avere un rimbalzo e ammorbidire le ombre. Fateci caso, il sole è gigante e crea ombre durissime perché è molto lontano, anzi più è lontano, quindi durante il tramonto all'alba o bene delle e le luci sono molto e le ombre sono molto più dure. Quando invece il cielo è coperto, quella nube che si crea sopra il cielo, quindi che oscura il sole, funziona come un enorme softbox che vi dà la possibilità di avere delle ombre molto morbide. All'interno di una casa, se il sole non è diretto, le nostre fonti di luce sono le finestre. Se le finestre sono molto grandi, all'interno della casa avremo delle ombre molto morbide. Se la casa è, stiamo parlando di un loft, un ambiente grande, un grande salone con le pareti tutte bianche, la luce che riflette dappertutto creerà addirittura una luce talmente morbida, talmente sfumata, che sulle persone non ci saranno ombre. Tant'è vero, allora, per farvi un esempio, io sto nel mio studio, sto registrando luce naturale, c'è una finestra tripla da una parte e se vedete sul mio viso c'è un accenno di ombra soltanto qui, soltanto su questa parte. Perché? Perché il sole è leggermente diretto, però sfuma lateralmente, quindi diciamo che entra luce, ma non entra diretto sul mio viso e sul mio corpo. Quindi io come fonte di luce non ho il sole che è puntiforme, perché è lontano, quindi io lo vedo puntiforme. La mia fonte di luce in questo caso sono le tre finestre. Ok, cercate di capire questo concetto. Se capite questo concetto potrete gestire qualsiasi ombra. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piace, se vi è piaciuto, mettete like, seguitemi sul canale, fatemi arrivare almeno a 100 follower e seguitemi su Instagram @FabrizioDiGiovanni e vi saluto, ci vediamo al prossimo video dove parleremo dell'inverso del quadrato della distanza. È interessante come perde la luce man mano che si allontana il soggetto, che si allontana la fonte di luce dal soggetto, insomma. Ve lo spiego. Ciao a tutti.